Ma avete sentito di quell'agente di commercio di Pordenone che si è sbagliato e nel momento in cui doveva pagare l'F24 dell'IVA del secondo trimestre 2016 ad agosto, ha versato invece dei suoi normali 960 euro 96.000 euro. Ha dimenticato di mettere la virgola. Lo sventurato si è recato all'Agenzia delle Entrate per dire: guardate, ho fatto un errore, cortesemente datemi dietro i soldi. Ma naturalmente la cosa non è così semplice e in questo video vi spiegherò il perché. Esiste una procedura per il rimborso delle eccedenze di versamento. La procedura è questa. Occorre nella dichiarazione relativa al tributo di cui si è versato qualcosa in più indicare le eccedenze di versamento. Quindi il credito maturerà soltanto nel momento in cui si presenta la dichiarazione relativa al periodo d'imposta. Quindi, se il nostro ha versato ad agosto più di quello che doveva, a febbraio dell'anno prossimo presenterà la dichiarazione IVA e da quel punto il credito potrà essere riconosciuto. Ma questo non vuol dire avere indietro i soldi. Il credito potrà essere messo in compensazione e allora verrà utilizzato non chissà per quanti anni per pagare le sue imposte, oppure chiesto a rimborso con una procedura che potrebbe anche essere abbastanza lunga. Insomma, le speranze di avere indietro i soldi in fretta sono abbastanza remote. Volete sapere cosa sarebbe successo se questo stesso disguido fosse avvenuto in Svizzera? Voi dovete sapere che in Svizzera le cose funzionano in maniera leggermente diversa. Se si è a credito, l'amministrazione svizzera provvede il giorno della liquidazione IVA a bonificare il credito sul conto del contribuente. La relazione tra cittadino ed amministrazione è simmetrica. In Italia invece esiste una gigantesca simmetria, perché quando il cittadino deve pagare dei soldi, lo deve fare immediatamente. Quando è l'amministrazione dovrà dare dei soldi? No. Ma se quindi il nostro agente di commercio fosse stato in Svizzera, semplicemente avrebbe riavuto i suoi soldi il trimestre successivo. Le considerazioni da fare in conclusione sono due. La prima è che viviamo in un paese che ci considera in qualche modo subordinati rispetto alle esigenze dello Stato. La seconda è che quando ci troviamo di fronte ad uno stato di questo tipo, non possiamo permetterci queste leggerezze.